I Sonora in concerto a Rione l'Elba. I fratelli Diego e Luca Fainello sono arrivati all'Elba per seguire il saggio di fine anno della scuola musicale che porta il loro nome. La sera dopo, proprio Rione l'Elba ha ospitato una tappa del loro tour, Il Viaggio, titolo che dà nome anche al loro nuovo album uscito lo scorso aprile. Grazie al contributo del comune di Rione l'Elba, insieme alla scuola di musica Sonora, i due si sono esibiti in Piazza del Popolo per la prima volta all'Elba con la loro band, formata da 6 elementi. Sì, questa è la prima manifestazione, è una delle più importanti, ma ne seguiranno altre sicuramente, che saranno sempre sponsorizzate dal comune. Noi ci stiamo attrezzando per un turismo bello, un turismo pieno di idee e di cose. Questo vogliamo fare nonostante le risorse limitate che l'amministrazione comunale purtroppo ha, ma stiamo trattando al meglio ogni situazione per dare delle manifestazioni importanti per Rio. Volevo ringraziare innanzitutto i ragazzi, che credo che sia un bello spot. Nel mondo dell'utilitarismo e del business, offrire un concerto a 0 euro e trasmettere la passione per questi ragazzi credo che sia il messaggio più bello che mi nasce dal cuore e mi sento di condividere con tutti i telespettatori. Ma per noi è sempre un onore venire all'Isola d'Elba, perché è un'isola che ci ha dato tantissimo. Poi è bellissimo sapere che in questa località continuano a crescere nuovi musicisti, tant'è che il numero degli iscritti è duplicato, è stata aperta una nuova sede e questo non può che farci onore. E come dicevo ieri al saggio degli alunni, sono fermamente convinto che nei prossimi 10 anni un musicista dell'Elba entrerà a far parte nel panorama nazionale dei musicisti. Onorati che come Sonora abbiamo 2 scuole qui all'Elba e felicissimi di vedere ogni anno come i ragazzi crescono e maturano musicalmente, dunque l'appuntamento è sicuramente per l'anno prossimo. Cielo di quei giorni.